questa qui, che c'era un foglietto che se facevi una recensione ottima la mandavi per email a Receive Gifts, si poteva avere in omaggio il pacchetto accessori oppure una scheda micro SD. Io ho richiesto il pacchetto accessori che non è mai arrivato. Per cui, siccome mi serviva tipo questo caschetto da poter inserire, ho fatto che prenderlo perché per il costo che aveva, 11 euro, l'ho ordinato. Adesso è arrivato da Amazon e lo andiamo a spacchettare. Allora, andiamo a vedere che cosa è arrivato. Beh, e come me l'aspettavo, questo è il casco da mettere in testa. Noi poi andremo a mettere la action cam così e potremo registrare i nostri video. Adesso io questa Apex Cam l'ho provata col microfono e l'audio, devo dire, si sente piuttosto male, non riesco ancora a capire da dove arriva il difetto. Adesso devo provarla col microfono suo, senza quel microfono così. Con questo forse toglie, questa spugna toglie troppo l'audio, infatti ho dovuto rifare un casino di volte video. E boh, passiamo a spacchettare il resto. I pezzetti per dire da poter collegare al braccio, poi più o meno come c'erano dentro la action cam per la bicicletta, in più magari c'è questo con la ventosa che lo possiamo mettere anche in auto o su un tavolino con un mollettone e vari gancetti. Questo qua anche può essere molto utile da poter mettere nel torace mentre noi andiamo magari in una passeggiata in montagna. Questo con il galleggiante, vabbè, insomma, perché si può anche usare in acqua. Questo sempre anche per magari per fare il selfie. Molti di questi prodotti non, sinceramente neanche mi servono, i vari mittoni per collegare. E tutto qua comunque ho pagato sui 10-11 euro, per cui non è una cifra altissima. Questa è la fascia che va applicata nella testa, sulla testa, nella fascia casco, e ho già collegato la mia action cam. E così questo permette di poter filmare senza dover chiedere l'aiuto a nessuno.